Ci risiamo! Nvidia mi ha chiamato ancora, per parlarvi quest'oggi del DLSS. Ma che cos'è questo DLSS? Ma è molto semplice, ragazzi miei, è un'opzione. Un'opzione che potete abilitare in moltissimi titoli, che vi permette di aumentare le performance del vostro giocato. Infatti, solo se avete una scheda video Nvidia RTX. Prendiamo ad esempio una 2060. Potete pomparla fino ai 60 frame al secondo a 1440p. Non è poco. Mettiamo invece che voi abbiate una 3060. Potete giocare in 4K a 60 frame e anche di più. Nel video che state per vedere, Outriders propone proprio questo, un ottimo balance tra qualità e frame rate. Delle immagini meravigliose possono essere ottenute su Outriders grazie a questa funzione. Infatti, Outriders stesso può ricevere fino al 75% di performance in più in 4K grazie al DLSS. Una feature, una spuntina. Si può mettere, tac, e vai. Ma solo se avete un RTX. Ah, ma sono bravissimo, eh? Oggi, Outriders. Ma che cazzo vuoi? Ci siamo io, Gianni Fantoni e Mike of the Desert. Giocheremo assieme, naturalmente. Non per i primi minuti, ma io tanto il personaggio l'ho già fatto, sono già avanti, guarda qua. Eh? Vi piace il nome che ho scelto? Iniziamo la partita! Mi hanno detto che se sono bravo a sparare ci metteremo poco, quindi prendetevela con comodo, ragazzi. La terra era morta, attenzione. L'avevamo distrutta. Io voglio vestirmi come quel tipo lì. Quasi di stare a casa. Ma io voglio lui come personaggio! Ehi, capo! Voglio cecchini su 3-6, linee di difesa multiple, una base operativa pronta entro un'ora. Muoversi! Senti come parla tutto incazzato, perché lui è il capo, porca puttana! Se il motore della Caravel non fosse esploso sulla Terra, uccidendo quasi tutti i veri Outrider, non ci troveremmo qui con un mucchio di mercenari al loro posto. Ti ho assunto perché non c'è niente che possa fermarti. Niente che ci può fermare, attenzione. Ok, a me no. Nessuna notizia dalla Terra, quindi è sparita. Abbiamo perso i contatti dopo 15 anni di viaggio. Se andrà tutto bene, ti potrai lasciare il passato alle spalle. Sì, c'è questa telecamera a mano un po' strana. Questo sarà un nuovo inizio. Potresti farti una famiglia. Io ci capisco di piombo, non di bambini. Ehi. Che paura. Sei Shira, giusto? Ehi. Oh, che panorama incredibile, vero? Se solo ci fosse internet sarebbe da postare. Riavremo internet a disposizione entro i primi 6 mesi. Ne abbiamo fatto un backup completo. Ti sto solo prendendo in giro. Cosa hanno fatto? Ehi, è normale che lampeggi così. Oh, 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 è una sonda. Ah, lui c'ha gli occhiali da sole, quasi. Ma Ezio Greggio! Jacob. Ma scusami! Pianeta, stessa merda. Hai ragione. Abbiamo guai all'elettronica. Dati fuori uso, continuiamo a piedi. Ma che schifo, dai, ma stai a te. Ma che cazzo giri con gli occhiali da sole con la pioggia, poi? Che fai, fighetto. Ti strozzi da solo. È per forza, non ha visto che arrivava lo schifo. Tanner, l'ho trovata. Ottimo lavoro, prendi i dischi e leviamoci dalle palle. Qualcosa lo manda in corto, Tanner. Settaci la frequenza. Cosa fa? Se l'è scritto sulla mano? Per non dimenticarselo. Tanner, ma che cazzo. Però c'è il tipo della telecamera che è pazzo. Qualunque cosa dicessero i rapporti di questo pianeta, si sbagliavano. C'è qualche anomalia. Ma lui è cazzone, non ci sta. Moriranno non tutti. Possiamo rimandare l'atterraggio, eccolo. È troppo tardi. Non c'è altro posto dove andare. Oh no, oh no. I poteri cosmici. Abbiamo bisogno di medici. Va a chiamarli, in fretta. No, fermi. Sono contaminati. Dobbiamo isolarli. È un ordine. Prendete la vostra roba e fate ciò che dovete fare, oppure mi sfiggiate! No! Isolamento! Ora! Bruciate quei cazzo di corpi! No, allora, cattivo no, non me l'aspettavo. Stronzo, sì. Allora. Io mi occupo dei feriti. Tu trattienili! Jacob, coprimi! Vado da Maxwell! Ti copro! Recuperi nuovi equipaggiamenti dal baule e esaminali nell'inventario. Subito. Schegge d'ossa, i colpi letali fanno esplodere le ossa dei nemici, scagliando intorno le schegge che infliggono 60 danni ed emorragia a tutti i nemici entro un raggio di 5 metri. Ma coglioni. E là!
Boh, che schifo! Madonna, ma che figata da cose che esplodono. Guarda, ne ammazzi 7 con un colpo. Aia, mi hai esploso il culo. Outrider, aspetta. Maxwell è l'unico che può annullare l'atterraggio. Devi riuscire a farlo ragionare. Lo uccido o cosa fa? Ah no, sì, lo uccido. È fortissimo. Scemo. Premi per affrontare. Gli ho sparato un caricatore in testa. Usa il buon senso. Ferma subito quel cazzo di atterraggio. Scemo. È troppo tardi. Ah. Da questa parte. Tutto in merda in 5 minuti. Beh, allora io sto dalla parte del tipo con gli occhialetti, perché loro hanno contratto un virus, una malattia, qualcosa, e lui voleva quarantenarli. Però non poteva impedire la discesa dall'affare. Quindi, per quanto stronzo, per me aveva ragione. Ti potranno salvare. Adesso piantala. Lo so che per me è finita. Mamma mia, che allegria. Sono una pessima motivatrice. Sono una pessima motivatrice. Tu, da che anno vieni? Ah, figo, quindi hanno colonizzato tutto? Arrivano. Aspetta, non possiamo, è uno degli Outrider. Non siamo qui per questo. Capitano, abbiamo trovato qualcuno. Guarda quanto è grosso il capitano. Outrider, pensavo che voi foste estinti. Estinti? Sta morendo. Arriva l'anomalia. Vediamo quanto sai correre veloce. Terra di nessuno, come gli altri. Da quanto tempo va avanti? Cosa? Questa guerra, da quanto cazzo? Non ne ho idea, da molto prima che nascessi. Come cazzo può essere possibile? Ma quindi è passato veramente un bel po'. Figa, lui è arrivato, era tutto verde, tutto bello. Dove? Si risveglia, dove figa, tutto portando? In merda. Carino come come mezzo per... Tutto questo tempo? Rio sonno, io non... Hai vabbè, presente il per paradiso raccontare. Che ci avete promesso voi, Outrider? Indovina? È pieno di tempeste aliene! Niente cibo, niente riparo! Sì, ma io non so un cazzo, scusami! Mi incolpano di una roba... Eccoci arrivati nella Valle della Morte, merde! E perché la chiamate così? È ora di scoprire la terra di nessuno! Oh! La terra di nessuno! Arrivo, eh! Attenzione! I 100 fulmini di Final Fantasy. Aia! Ah, tutto sto prologo per morire? Ma no, così! Allora, io prendo il tank alla fine. Perché, se non sbaglio, Karim prende il piromante. A Michele piaceva il mistificatore. Io prendo il distruttore. No, lui nel frattempo stava facendo un sudoku. Stava pensando ai cazzi suoi. Che cazzuto. 3, 2, 1, boom! Fatto. Delle scarpe nuove. Allora, è meglio equipaggia. Oh, dai, iniziamo ad entrare nel loot. Dov'è che era? Gioca con i tuoi amici. Prova a invitare Karim, vediamo. Manda invito. Lo sto richiamando adesso. Gatto? Ma scemo! Che? E ti ho chiamato mezz'ora fa, dimmi tutto, ciao! Tu marchiameli che io te li ammazzo, così recuperi vita, no? Sì, vediamo quanto recupero, uccidilo. Ammazza, ma affullato! Posso mettere le... Ah, mi ha dato il coso, Golem. Che fa? Fiamme divoratrici. Ma che bello, guarda! Sono un uomo di cacca! Io. Porca miseria. Ok, mi ha dato dei calzoni. Fa ridere quando li chiamano calzoni. Qualunque cosa fossi prima, adesso sei altro. È una nuova vita. Non sprecarla. Guarda come muore quello lì, Che lo schiavo. Chi lui? Era quello? Lord Zed? È una mutazione. Ma che cazzo significa? Quindi anche noi siamo una mutazione, tecnicamente. Sì, infatti. Tu non sai cosa sei. Tu non sai cosa sei. Il Gran Maresciallo ti spiegherà. Vieni. Gran Maresciallo. Shira. Ce l'hai fatta. Allora non è passato così tanto, se l'ha riconosciuta. Contenta di vederci comunque. E trovo questa merda. Ho dormito per chissà quanti anni. Per 31 anni. 31 anni, ok. E io per 31. 31 anni ho visto gente combattere e morire mentre tu ti rilassavi nel criosonno. Scusa tanto se non no, ti ho ma mica è colpa nostra. Di benvenuto. Ci ha messo lei dentro lì, tra l'altro, infatti, se ricordo bene. È colpa nostra. Siamo a piedi nudi in mezzo all'apocalisse. Ecco, tutti incazzati. Ha fritto ogni tecnologia più avanzata di una carrucola. Tutti i dati spazzati via.
Niente coltivazioni o farmaci. Poveraccia, questa aveva salvato tutto internet. Sì, e poi adesso con le manovelle è tornato. Gran maresciallo! Allora, Michele sta vedendo le cutscene. Alla faccia dell'albero dell'abilità. Perché si scalzo? Perché il loro mercato. Non ho le scarpe. Scarpe. Le scarpe non ce l'ho. Ma perché le scarpe? Certo che ho le scarpe. Guarda che belle. No, non ce l'ho io le scarpe. Perché non hai le scarpe? Perché non ne ho nell'inventario le scarpe. Io l'ho trovato. Nessuno mi ha detto le scarpe. Guardate che schifo questo qua che gira. Dai. Tra l'altro, dove stai camminando? Sulla grata metallica a piedi scalzi. Deve essere una roba terribile. Non hai idea che male fa, guarda. Noia. No, metti che ti si infila un dito mentre corri. Ti ma si sloga, schifo, Dai. E così vedi va. Anche lui ha le scarpe, che sei proprio una merda, che figura che fai. Ho provato io le mamma scarpe, mia. Tutti perfetto. Con le scarpe tranne lui. Dai. Percorso avete Salone. Dei nomi incredibilmente intriganti. Antonello Bottini e Gianni Fantoni. Gianni Fantoni si legge, no, che palle. Ma è bello anche e le cazze che partono bene. Guarda che ci siamo tutti e tre noi. Sì. E siamo io e te identici e nostra sorella. Sto cercando Jakub Dabrowski. Ok. Vattene. Ottimo. Come? Benissimo. Come? Crediti. Senti, merdina. No. Proprio qui c'è un fucile puntato sul tuo... Ma non è vero che la punta... Aia! Scusami? Cos'è esploso? Cos'è esploso? Non lo so, perché... Palmo, ma... Ma nessuno... Ma subito così? Capito! Così si fa! Ok, Michele li manda in stasi e noi li colpiamo male con le abilità. Che bello. Madonna, ma è devastante giocato in tre con tutte le abilità. Pugno! Puoi decidere quale equipaggiare man mano che le sblocchi. Le mie abilità sono proprio da tank. Faccio 49 danni con l'attacco mischia e poi dopo riduco il danno per 8 secondi. Ma sei sempre scalzo, ma sei uno schifoso, dai, cazzo. Ho la giacca, e ho la giacca però. Guarda la mia, c'ho il bomberino. Ma noi ci abbiamo il bomberino, guarda che siamo un gemellino. C'era bisogno. Michele, che paura. Ho trovato delle scarpe comunque. Possiamo scambiarci il loot. Che bello sguardo. Adesso sono io poco. Pensavo ora che questo sono da solo. Bagno. Adesso arrivate da dietro? No? Maledizio Greggio! Ma che ti avessi lasciato? Beh, era lui tantissimo, quello con gli occhiali. Se non porti subito le chiappe da sci. Qua c'è una cosa. Che cos'è questa cosa qua, questo simbolo? È un time attack. Per spostarti rapidamente. Cavolo, il barbiere può cambiare il colore dei capelli, della pelle, la forma del viso. È bravo, cazzo. Siamo nel futuro qua, Michele. È bravissimo il barbiere. La tecnologia. Tosto. Ti può anche tagliare la faccia per lasciarti cicatrici, pensa. E togliertele, tra l'altro. Curarti completamente, poi. Siamo tre... cinquantenni che tentano di diventare giovani. Allora, tutti e tre. Uno, due, tre. Bello! E in come ho completato in sincronia. In sincronia! Era un obiettivo. Supero. Curva stretta. Ah, ma questa è l'anomalia. Siamo tornati, sì. Quello nel corridoio era Seth. Che cosa ci fa qui? Ignora le nostre richieste d'aiuto. Pensavo fosse con voi. Ah, Seth, lui non sta con nessuno. Quel fungo nero nella foresta. Non abbiamo mai trovato una cura. Mentre le montagne sono piene di abomini. Allora, purtroppo il fungo non è collegato con la mutazione. Se non troviamo il modo di... No, l'anomalia, la mutazione è l'anomalia, quella tempesta magnetica. Sì. Mentre il fungo è tipo un alieno, sembra. L'umanità sarà finito. Shira. Oh, scusami. Sì. Beh, adesso capisco la ragione per cui ti ho salvato la vita tanti anni fa. Adesso è merito suo, Ma dai, ma l'ha rigirata! Certo, perché si è cagata in mano. Non credo di potermi la sfondiamo, se no. Non capire. La nostra unica linea di rifornimento è bloccata da una mutazione immune. Come è rispettosa adesso? Sì, come è cambiato tono? E si è presa anche il merito della nostra vita. Ad aiutarci, ma ora ci sei tu. Forse riesco a dare all'umanità un altro giorno. Ah, è vero che si era segnato sulla mano. Tenente, che cosa è successo? L'intero fronte è crollato. Oh, la Madonna, com'è? Sono dei ditali. Oh, sbloccato una... Ma subito così? Livello 4. Sono salito di livello e mi sono spaventato. E ho sbloccato la terza abilità. Ma se lo uccido mentre l'abilità è attiva, esplode. Madò!
Allora, io posso fare un salto alla Hulk con Twomp, però non ho capito se lo posso direzionare o meno, quindi devo provarlo. Guarda, come dice, teletrasportati dietro il bersaglio selezionato, a posto. C'è un punto esclamativo che dovrebbe essere una missione secondaria. Oh, finché si spara. Signor Cheng. Che abbiamo tre cazzi. Vedo molta mercanzia qui. Oh, ignori questa roba, onorevole. La merce buona si trova solo. No, dai, ma basta far morire le persone. Che vogliono tutti? Me l'hai spoilerato. Io ancora tutti quanti. Ma poi perché? Mi stava per mostrare la merce buona. Vabbè, te la puoi andare a prendere la merce buona adesso. Sei un immortale. Marker, gestisce lui i Segugi. Elimina i mercanti di Rift Town che non lavorano per. E va bene. No, si chiama mafia, no? Ho da fare nel territorio. Oh, 10 secondi di cinematic, due cadaveri. Eccoci. Mamma mia. Oh, rifugio dei Segugi. Ah no, io mio Dio, posso saltare dentro la gente letteralmente. È il podere? Karim è veramente, veramente. Ecco, aspettate, lasciatemene uno. Vado da lui. Non ci ho preso. Effettivamente ci sono le coperture, me le ero dimenticate. Scoppio. Qua rischio di morire io. Ok. No, ma c'è la stasi. Niente, a posto, grazie. Esatto. Se premete G, entriamo. Oh, sì. No, ma basta essere qui al centro. Non sono qui per lei, tu sei Barca. Il sync dei sottotitoli è partito. Il signor Cheng ti manda è i suoi vero. E spoiler Barca. Anche. No, dai, no. Non avevo ancora finito la frase. Ecco, non avevo ancora finito la frase. Ma comunque, grazie per l'aiuto. Ma era in inglese. Io non ero qui per te. Hai detto... Signor Cheng, sta bene. Ma perché lei parla in inglese? Questo Barca. Sto facendo un po' di soldi così poi... Non mancherà nemmeno ai secondi. Compri cose. Esatto, esattamente. No, niente, era solo questo. È finita, finita. Beh, giustamente, sì. Sennò diventiamo OP. Vado. Riunione. No, noi siamo qui. A campo dobbiamo andare. Missione attiva, una brutta giornata, eccolo lì. Ok. Un chiosco vende fucili. Che cazzo di chiosco è? Bene, bene. Speravo di fa molto gesti di Final Fantasy VII. Tutto quello che vedi. Ah, e lei vende armi, giustamente. Io non ho una lira. Non ho proprio una lira. SMG mi ha dato. Ho smontato gli oggetti. Ah, ecco qua. Fucile a pompa arrugginito. Vado. Let's go. No. Vado. Che liscio. Dove andiamo? Di qua? Madonna, credo. C'è come ma dai, ma sono morti. Che dispiacere. Come in guerra siamo. Ma la che bello, nera. Ok, io faccio lo sgargiulo. Mi sono incastrato. No, mi sono incastrato. Antenello Golfini suggerisce di usare il cervello. E mostra rispetto. Perfetto. Perché quando corro posso fare questa mossa qua che è fichissima. Qua. Qual è? Non posso, aspetta, devo ricaricare. Ecco. Guarda, mi sa che l'abbiamo tutta uguale, perché io ho questa. Ah, è uguale. Ma la tua è più figa, scusa. Allora io vado, Nella mischia. La vado. Ma perché sono coperto? Però, esatto. Scusatemi, mi ha dato il fucile da cecchino, m'ha dato. Vabbè. Ah, per il tank è perfetto. Lo equipaggio perché fa danno, fa più danno della mia arma. Colpisce in testa come una spada. A destra c'è una missione secondaria, se volete. Arrivi troppo tardi. Sono quanti cadaveri. La stronzata è successo qui. Dove si trova? Nel bunker in cima alla collina. Dai a quel capitano ciò è che qua nella porta. Portami la testa di quel bastardo. Vado. Voglio vederlo a pezzi. Tranquilli, vi copro io che c'ho il cecchino. Grazie. Figurati. Devo cambiare arma, fa cagare. Non va bene. Okay, e adesso una maschera come la tua. Ah, mi ha droppato l'oggetto. Fatto. Ah, questo è ancora meglio. Quando la barra di caricamento di un nemico si riempie, significa che questi si sta concentrando per usare un'abilità. Per fermarlo, potrei colpirlo con un'abilità dotata di interruzione. Mi sa che c'è una boss fight qua. E infatti. Eccola. Ah, questo qui è quello che c'è fatto prima. You think you can fight me? Già scritto nel tuo video. Miseria, che duro che è lui. Ma ha fatto il turno di fuoco il nemico o è il nostro? Mi rianimo da solo. Mi sa del nemico. A questo punto. Fa un male cane qua. Ah merda, se arrivano ovunque. Sì, ma non è un problema. No, mi rianimo. Recupero vita così. Ah, ah, una mano? Di dire sì. Un attimo. No, vado, ci sono io, coprimi. Perfetto.
Nessun problema. Non fa più lo sgaggio con i minion, questo qua, non fa più lo sgaggio. Sono cambiati i pantaloni, tranquilli. A posto. Voilà. Possiamo anche... mi ha dato una roba verde. No, dammela! Non abbiamo preso il loot! Oh, la telecamera che vomito, però. Sei una mutazione. Perché cazzo lavori per quegli stronzi fascisti? Attenzione. Attenzione! Che combattiamo per la vita! Tu hai idea di che cosa ci hanno fatto? Non è che lavoriamo per i cattivi, Twistone. No! Mamma mia, addirittura, addirittura. Ah, il loot è rimasto dietro. Va bene. Quel soldato giaccone. Ok, arriva gente. Sì, la secondaria era quel boss lì, cioè. Ed era figo perché era anche trama, era. Ciacchino, gli vado alle spalle! Ciacchinami questo! Bravi, mettetevi in fila, maledetti. Cazzo, cazzo! Cosa? Che cazzo? Cosa succede? Michele? Ho preso tutti gli HP in due secondi! Forse eri in mezzo lì? Sì, nel posto sbagliato, decisamente. Dai, che dolore! Ammazzo i cecchini perché sennò non ce la facciamo più qui. Fastidiosi. Nulla. Guanti! Bellissimo. Pensavo stessi sparando a me. Teleport! Ah, ma che figo! Livello 5. Finalmente da livello 5 ci dà dei punti. Ah, punti abilità. Sì, io non lo so però cosa cambia da una roba all'altra. Ma guarda, da me c'era la vita che è il tank, c'era il danno dell'arma che è il DPS e il danno dell'abilità che è il mago. Cioè, era proprio diviso così. Quando non so da voi. L'effetto dell'abilità cinetica e i danni delle armi aumentano del 70% per 10 secondi. Cazzo, buono. Siamo molto presi. No, ma è figo, ragazzi, è molto figo. Sì, sì, siamo veramente presi. Dovevamo staccare mezz'ora fa, praticamente. roba verde. No, vabbè, ma mi ha dato delle scarpe, delle sneakers. Bravi tutti e due. Tranqui. L'occhio. Aia. Stanno arrivando i minion, ma non fanno in tempo. Non arrivano i minion, muore prima. Adesso i minion mi stanno iniziando a far danno. Li ammazzo io i minion. Ma questo qui c'ha una protezione. Che storia. Mi manca un millimetro di vita sto bastardo. Dai, crepa. Eccolo lì. Eccolo. Quella che avete visto era l'animazione della mia abilità. Ma quanto sparano questi? No! Karim! Sparano... Siete a terra entrambi? Sì. No, ok, ok, no, io mi sono Mike mi sta tirando su. A posto. Però loot verde. Mio. Oh, finalmente un'arma meglio. Ma tu pensa poi con le sottoabilità delle armi, che cazzo diventa le sparare? Cosa, perché ma infatti... già così non si capisce un cazzo. E io sto sparando quando vedo un segnalino rosso e buttando abilità. Io è esattamente abilità. Quello che volevo. Come Isaac, inizia ad avere tutte esatto, le abilità. Bravo. Tutte insieme. Diablo, sì, esatto. Oh, Diablo a livelli alti, cioè. Esatto, il Diablo quando giri come una trottola e basta, vai avanti. Perché, esatto. Perché loro hanno proprio preso ispirazione da Diablo, come dicevano. Carne da macello, mamma mia. Madonna mia. Chi l'ha congelato? La mia arma c'ha la secondaria? Non l'ho letta effettivamente, mi sono sbrigato. C'è l'arma con la secondaria, forse anch'io, sai? È perché si congela i nemici. Aspetta, infatti stavo... Che figata l'effetto del del vetro. Del ghiaccio. Medico assassino, i colpi letali possono ripristinare 44 punti salute agli alleati. E infatti, sai che non sto praticamente perdendo vita? Salve. Guarda quanto belli che siete tutti vicini. Gioia. Miseria. Che devasto. Siamo decisamente cattivi. Che cazzo. I proiettili congelanti. I colpi infliggono gelo ai nemici. Tempo di recupero 8 secondi. Confermo. I colpi ripristinano la tua salute. Porca miseria. Figo. I colpi ripristinano la tua salute, Michele. Così? Hai capito? Tutti? Io invece devo ucciderli e recuperare la vita a voi. E cioè, pensate... No, ma di base ognuno di noi recupera vita in base a quello che uccide. Io quelli da vicino e voi quelli da media distanza. Quanto vermi, dai. Miseria. Vado. Ah, ha droppato la chiave. Apri la porta, perfetto. Beh, stai dietro, stai. Pianta, c'è pianta. Una missione secondaria, credo. Torna dal soldato ferito. Ah, perché abbiamo ucciso il boss e non abbiamo mai parlato col tizio che abbiamo. Hai ragione, è vero. È vero. Va bene. Vabbè. Madonna, ma che cos'è questo edificio? È casa sua, credo. Guardalo, però, guardalo. C'ha tutte le costole di fuori. Magneto.
gli oggetti non raccolti per... Ammazza! Vado! Vai gatto, ciao, grazie! Che dolore! Ma cosa fa? Ci manda mille accidenti con quella mano? Non lo so cos'è. I full... Ah, i full no, sta tirando... Sta tirando giù i pezzi di tubo. Beh, andando giù abbastanza facile. Sì, sì, sì. Minchia, lo stiamo massacrando. Ah, carino anche i pugni devono stare. Pure che abbiamo i pugni. Io voglio tirare un pugno. Vado io prima. Via. Non mi ricordo di tirare i pugni. Dovrebbe morire a brevissimo. Andate. Ecco. Karim gli fa esplodere alla fine. Fa troppo bella quell'animazione lì, mannaggia. Bellissima. Così, Outrider, hai ucciso la tua prima persona. La tua prima persona? Ma non è vero! La tua prima persona. È una bugia. Questa è quello che pensi tu. Ne sono morte 100 solo nelle cinematic. Hai ucciso la tua prima persona. Come? E che lui ha visto solo quello. Ci ha visto correre e uccidere lui. Ha detto, questa è la tua prima persona. Per combattere la mutazione, perché non l'hai fatto? Stai sprecando i tuoi doni. Dando loro aiuto, cercando di vincere questa inutile guerra senza fine. Tu non sei più come loro. E quindi? Dovrei mettermi a giocare a fare Dio come fai tu. Io non sto giocando. L'ho capita. Ma tu sei qualcosa di più. Mutazione. Ah, gli parla nella mente. Nella mente. E ha la voce di merda quando gli parla in testa. Non è che c'è ricezione ottima. Questa gente ha bisogno di divinità. Solo chi è come te potrà guidarmi verso il futuro. Lo chiamano Moloch. Io combatto la guerra. La mia guerra è contro il peggiore di noi. Una mutazione potente ci distruggerà tutti. A meno che io non riesca a ucciderlo. Ma questa non è la tua guerra. Tutto teatrale, un po' e un po'. Ti parlo e ti penso. Beh, no. È Dio, pastore. Se la sente. Aiutarli a sfuggire al massacro. Shira è fatta. La linea di rifornimento è sgombra. Pantaloni blu. Ma che schifo, tutte e due. Verdi. Però aspetta, forse sono meglio delle altre. Beh, possiamo anche fermarci in realtà. La sì, missione è un... sì. Questo è il giusto finale. Sì. Beh, boss fight. Madonna, mi sono flashato e divertito come uno stronzo. Non pensavo. Madonna. Tu pensa quando non è semplicemente una cacciara in cui si urla, ma c'è una tattica tra ciascuno di noi con le proprie skill, abilità, setup, build, pam pam pam, a tormento di A9. Già, ti giuro, e siamo lì, col tuo, sì. Con la tua stasi, noi siamo lì. Infatti, sì, la mischia. Va bene. Mato. Batti 5 per chiudere. Dai. Ok, siete pronti? Vai. 1, 2, 3. Yeah! Quasi. Ok. Vedi che è lo stesso voilà. Di Michele. Wow. Il mio gioco. Siete morti. Cos'è successo? Come? Che siamo morti? A me detto, avete lasciato la squadra. Il giocatore ha lasciato la partita. Succede! Come grazie mai? Per aver giocato la demo di Outriders, mi ha detto. Grazie per aver giocato la demo. Che è successo? Non so. L'abbiamo finito, quindi. Bene.